Ed eccoci nel nostro ultimo giorno qui a Guadalajara, però prima di lasciare questa città ho pensato che sarebbe comunque utile per voi se vi mostro come funzionano i voli interni in Messico. Quindi oggi voleremo insieme, vi porterò con me in questo volo Guadalajara-Cancun. Però prima di volare, non so se si vede dalla mia faccia, sono ancora un po' stonata perché sono come le 8 del mattino, ancora presto. Quindi prima facciamo, direi, colazione in desayuno. Questa volta in stile però europeo, mi mancava la brioche italiana. Siamo arrivati all'aeroporto di Guadalajara, siamo in fila per il check-in e per entrare in aeroporto non c'è in realtà alle porte alcun tipo di controllo extra, ecco, si può entrare ed uscire come in qualsiasi locale pubblico e privato qui in Messico. E rimaniamo in fila per fare il check-in e poi ci vediamo ai prossimi controlli. E abbiamo appena fatto il check-in, dove ovviamente hanno controllato i nostri documenti, abbiamo presentato la nostra tessera residenziale e ora siamo in fila per entrare nel gate, il boarding gate, e prima di entrare qui assicuratevi di aver compilato il questionario di Vuela Sicuro. Bisogna andare praticamente sul sito di Vuela Sicuro, iscriversi se non l'avete già fatto, se è la prima volta che volate in Messico, con banalmente un indirizzo email e una password, e compilare un questionario, un semplice questionario in cui dichiarate di essere in salute, di non aver la febbre, ecco, solite cose di questo periodo. E alla fine, quando l'avete compilato, veramente ci vogliono, credo, 5 minuti, è molto molto veloce, si genererà un QR code, il codice QR, che molti italiani noi lo chiamiamo così, e questo codice appunto da presentare prima di imbarcarsi, proprio ecco, per un controllo extra dovuto a questo periodo un po' pazzo che stiamo vivendo, direi. Quindi andiamo anche noi nel gate ora. E qui sto per passare il boarding gate. Come vedete ho in mano la carta d'imbarco, il documento d'identità e anche il mio cellulare con a portata di mano il QR code generato da Vuela Sicuro. Purtroppo non sono riuscita a filmare benissimo perché in realtà non sapevo meno se era possibile firmare in questo punto. Comunque anche i ragazzi davanti a me, non so se avete visto, semplicemente scansionano la carta d'imbarco e poi procedono a camminare. E abbiamo appena superato il security gate, dove appunto ci hanno controllato ovviamente le nostre valigie, se avevamo liquidi o no, solite cose che si fanno ormai da anni, e siamo già appunto nell'area dei gate, quindi dove prenderemo il nostro volo. Nessuno ci ha chiesto il Vuela Sicuro, quindi non l'abbiamo mostrato, però ad esempio nel viaggio di andata, quindi quando siamo arrivati qui a Guadalajara, ce l'avevano chiesto proprio prima di entrare nel gate. E questo, ecco, è assolutamente sufficiente, anzi è l'unica cosa che viene richiesta qui in Messico per volare nei voli nazionali, ovviamente, perché poi nei voli internazionali dipende molto anche dalle norme vigenti nel paese, magari di destinazione o di partenza. Bene, quindi aspettiamo il nostro volo e nulla, ci vediamo magari dopo. E ti ringrazio per essere stato con me in questo video e se ti è stato utile ti chiedo magari di mettermi un mi piace. E chissà, se anche tu come me stai pensando di trasferirti in Messico, allora ti consiglio di iscriverti al canale per rimanere aggiornato così sui prossimi video.